solo faltas tú, tu presencia y nada más, solo falta que pongas un poco de ti, nada más, solo faltas tú, y no te puedo hablar, quizá mañana sea tarde, yo puse ya mi Perché sei venuta a consolare il povero cieco? A dirmi che devo rassegnarmi? Azucena, io non voglio suscitare compassione. Non voglio essere un peso morto. Non voglio diventare un problema per nessuno. Raffaele, io sono tua moglie. Puoi cessare di esserlo anche in questo momento. Possiamo divorziare quando vuoi. Azucena, che ti serve avere a fianco un uomo inutile? E anche la bambina che se ne fa di un padre che non serve più a niente. Un padre distrutto, un relitto umano. Lasciami, Azucena, lasciami, è molto meglio. Ti prego, non parlare così. E cosa vuoi che dica dopo quello che ho saputo? Raffaele, Anna Carina e io abbiamo bisogno di te. Ti vogliamo molto bene. Lasciami. Non hai nessuna colpa per quello che è successo. Azucena, lasciami, è molto meglio. Restare con me sarebbe un sacrificio. Questo tipo di amore io non lo voglio. Ti prego, lasciami. Raffaele, lo so che adesso è difficile. Ma vedrai che col tempo riprenderai tutta la tua autonomia. Sì, è molto facile a dirsi, Azucena. Però dovresti stare come sto io e anche provare quello che sto provando io per sapere che cosa significa. Io sono cieco, lo capisci? Cieco, io sono cieco. Lasciami, ti prego. Ma non ti voglio lasciare. Io voglio restare con te. E voglio che tu rifletta. Devi cominciare a pensare alla tua vita. Sono cieco. Che devo pensare? Io non voglio pensare. È l'unica cosa che voglio, è lasciarmi morire, Azucena. È l'unica cosa che voglio. Amore, non parlare così. Anna Carina e io resteremo per sempre accanto a te. Per sempre. Rodolfo, credimi, mi dà un certo imbarazzo parlartene. Ma devo toccare di nuovo questo argomento. Tu... Rodolfo, sono molto preoccupato per Brenda. Preoccupato? Preoccupato, sì, certo. I rapporti fra voi due diventano ogni giorno sempre più tesi. Siete come cani e gatti. Tu dovresti far mente locale. Pensare al tuo futuro e al futuro di Brenda. Pensare al futuro di questo bambino che sta per nascere. Un figlio che non volevo avere. Ma come puoi dire una bestemmia del genere? Perché è la verità. Brenda non avrebbe mai dovuto rimanere incinta, sapendo benissimo che il nostro rapporto va di male in peggio. Rodolfo, per favore, siediti un attimo. Rodolfo, Brenda ti ama. E se ha voluto rimanere incinta è perché... perché pensa che le cose fra voi due possano solo migliorare. Che con il bambino tutto cambi. E anch'io penso che sarà così quando lei ti darà un figlio. Lei crede? Ma certo che lo credo, anzi ne sono più che sicuro. Rodolfo, anch'io alla tua età ho commesso mille stupidaggini. Avventurette, amori superficiali. Però questo non è la sicurezza, non è la felicità. Dobbiamo costruire un focolare. Avere figli ed essere felici con loro. Perché questa è la vita. Non sembra anche a te. E tu puoi farlo con Brenda. Perché lei ti ama e per di più è tua moglie. Devo dire che ha ragione.
Ti sei convinto finalmente. È chiaro che ho ragione. Lasci, vado io. Rosalia. Buonasera. Sono venuta perché, io... Sì, sono venuta perché tu mi hai detto che mi potevo sistemare qui. Rosalia, è tanto tempo che non ci vediamo. Sì, è davvero tanto tempo. Vieni, accomodati. Bene, Rosalia. D'ora in avanti, questa sarà casa tua, già. È vero, signor Ricardo? Certo che è vero. Sono pienamente d'accordo. D'ora in avanti, questa sarà casa tua. Inviate subito alcune unità in quel settore. Se notate qualcosa, avvisatemi immediatamente. Permette, commissario. È stata setacciata tutta la zona di Santa Lucia, ma purtroppo non abbiamo trovato niente. La stessa cosa per la zona di Gatir. Rapporti tutti negativi. Questi rapinatori non la devono assolutamente passare liscia. La storia di Raffaele me la pagherà. Chiama subito una pattuglia che si diriga immediatamente alla centrale a prendere dei rinforzi e un'altra pattuglia che vada dritta alla zona di Los Techis. Non ce li faremo scappare. Alfonso, aspettami all'uscita, per favore. Mi troverei là con tutti gli uomini. Non vedo l'ora di arrestare questi maledetti delinquenti. Costi quello che costi. Patrizia, sei tu? Gabi! Che bella sorpresa, cara. Ma perché non mi hai detto che saresti venuta? Perché io non credevo che tu venissi qui, Patrizia. E perché no? Questa è casa mia, io vengo però sempre. Adesso te ne devi andare, ti prego, Patrizia, vattene, non ma puoi restare. Prende, Gabi, perché sei così nervosa? Che ti è successo? Niente, però non puoi restare qui, per favore, vattene, oddio. Ma perché? Spiegami. Mi sono messa in un grosso guaio. Di che genere? Una rapina a una banca. Cosa? E la polizia ci sta cercando, una capisci? Rapina? Dio mio, Gabi, è proprio qui ti sei nascosta. Ci siamo nascosti qui. Come ci siamo? Non sei sola? In questo momento sì, però ti prego, per favore, vattene. Non voglio che succeda qualcosa. Gabi, sta calma. A me non accadrà nulla, non temere. No, per favore, ascoltami. La cosa più importante sei tu. Dopotutto ti sono amica ed è mio dovere aiutarti. Per ora calma. Lo so che tu mi vuoi molto bene, ma lui può arrivare da un momento all'altro. Ma chi lui? Allora, calmati e dimmi chi è. Chi Giulio. È? Giulio adesso è andato a comprare da mangiare, ma può tornare da un momento all'altro. Calmati. Chi è questo Giulio? Chi è? Giulio? Sono io. Che stai facendo tu qua, Rosalia? Come sta, signora Brenda? Beh, ecco, vede, il signore mi ha detto che potevo venire a lavorare qui perché credo come lei... che mio padre sia diventato matto. Tu non ci lavori qui in nessuna maniera. La padrona di casa sono io, non ti voglio assumere. Quindi vattene, vecchia pettegola. Perché mi tratta così, signora Brenda? Senti, se qualcuno ha proposto a Adelaide di buttarti fuori, sono stata io, se vuoi saperlo. E adesso vuoi venire da me? No, ma neanche per sogno. Mi spiace, signora, ma io non me ne posso andare di qui. Perché? Perché non so dove andare. Questo non è un mio problema. Arrangiati, cara. Così impari. Chi ti ha detto di mettere il naso negli affari miei raccontando a Rodolfo tutta quella storia della figlia di Azucena, eh? Quindi non sarò certamente io a risolvere il tuo problema. Perciò prendi le tue cose e vattene. Ma io non so dove andare, signora. Ti ho già detto che non sono affari miei. Vattene. Brenda! Rosalia resterà qui, in casa nostra. E questa è la mia decisione. Ma scusa, papà! Ho parlato molte volte con Azucena. Le ho detto che voglio stare accanto a mia figlia, ma lei sembra che non lo voglia capire. Quella bambina ha già un padre.
E tu sai che lei è sposata, Rodolfo. Lo so, lo so, lo so. E ammetto che mi respinga. Ammetto che non mi ami più. Ma Azucena e io abbiamo una figlia. E io ho il diritto di averla vicino. E ho il diritto di stare accanto a lei. E ho il diritto che mia figlia mi chiami papà. Ma perché non la vuoi dimenticare, quella bambina? Dimenticarmi di lei? Dimenticarmi di lei? Ma sei pazza, eh? Ma come posso dimenticarmi di mia figlia? Qualunque bambina che vedo per la strada, qualunque ragazza, qualunque adolescente che mi passa davanti, io penso forse mia figlia sarà così da grande. No, 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 Rosario. Non posso dimenticarmi di lei. E invece devi farlo, Rodolfo. Ci puoi riuscire se vuoi. Senti, dedicati di più alla tua casa, a Brenda, al figlio che sta per nascere. Tu credi che io non ti capisca, ma io ti capisco benissimo. E mi dispiace tanto per quello che stai passando. Ma non puoi continuare ad essere così angustiato. No, non posso, hai ragione tu. Devo trovare una soluzione. Una soluzione definitiva. Rodolfo, a cosa stai pensando? Separarmi da Brenda. No, questo non puoi farlo, Rodolfo. Proprio nel momento in cui Brenda sta aspettando un figlio tuo, ma sei matto. Non lo puoi fare, lo capisci o no? No, io so solo che devo farlo. Devo separarmi da Brenda. Perché amo molto mia figlia. E amo tanto Azucena. Caro Raffaele, sono molto contenta che tu sia ritornato a casa. Sono molto contenta anch'io. Adesso Anna Carina dà un bel bacio al suo papà. Dove sei, piccola mia? Quanto darei per vederti? Raffaele, indovina un po' che cosa ti ho preparato per cena. La tua pietanza preferita, bollito in salsa. Grazie, signora Elvia. E io ti ho preparato un bel dolce perché volevo festeggiare alla grande il tuo ritorno a casa. Il mio ritorno è un triste ritorno. Bene, Anna Carina adesso viene con me e andiamo a preparare la cena a suo papà. Beh, io intanto vado ad apparecchiare la tavola, d'accordo? Sì, grazie. Così poi è tutto pronto. Azucena. Dimmi, amore. Azucena, io non credo che ce la farò a sopportare questo. Coraggio, non ti angosciare. Amore mio, io non ce la farò. Ma sì che ce la farai. Sono qui io per aiutarti. Questa è la prova della mia inutilità, Azucena. Che te ne fai? D'un uomo che ormai non serve più a niente. Io non voglio essere un peso morto né un mantenuto. No. Insieme supereremo tutti gli ostacoli. Ma questo non può bastare. Con questo non è che si aggiustano le cose. Rimarrò cieco, capisci? Amore mio, non fare così, non fare così. Vado a vedere Anna Carina. Torno subito. Bettina. Bettina. Dimmi, Raffaele, vuoi qualcosa? Potresti farmi un favore? Certo, sì, certo. Vai a dire a Rodolfo Idriaco che voglio parlare con lui. Hai visto, mamma? Hai fatto bene, no? E pensa che cosa mi è costato perdonarlo. Però quello svergognato che io voglio o no trova sempre il sistema per farsi perdonare. Quale sistema, mamma? Semplicemente voi vi volete molto bene. Non lo vuoi riconoscere, ma in fondo tu non potresti vivere senza di lui. Oh. Io l'ho fatto soprattutto per voi. Voglio vedere la mia famiglia unita, in pace. E così sarà, mamma. Non appena avremo ritrovato Gabi, vedrai che saranno risolti tutti i nostri problemi. Sì. Lascia, mamma, vado io. Abita qui. Buonasera. La famiglia Triago. Sì? Abbiamo un mandato di perquisizione, signora. Chi è, Rosario? È la polizia, mamma. Buonasera, signora. Vengono a perquisire la casa. Abbiamo un mandato. Sì? Sono il fidanzatino di Gabi. E questa chi è? È Patrizia, la padrona di casa.
Per favore, Giulio, non le fare del male. Ma cosa credi che io sia, Gabi? Un selvaggio? Bambola, sei molto carina, sai? No, Giulio, per favore, Giulio. Siediti qui, bellezza. E se ti comporti bene, ti prometto che non ti succederà niente di male. Mi fa male, non mi lasciala, strilla. Giulio, mi avevi detto che eri sicura che non sarebbe venuto nessuno. Giulio, non credevo, io non sapevo. Non credevo, Giulio. Non sapevo, sta zitta, sei solo una stupida. Non capisci la gravità della situazione. Cosa credi, che stiamo scherzando qui? Non bastano i problemi che abbiamo. Giulio, ti scongiuro, te ne prego, Giulio. Non farle del male, lei non ha nessuna colpa. Per favore, Giulio, te ne prego, ti supplico. Sta zitta e cercate di comportarvi bene, tutte e due. Perché nello stato di nervi in cui mi trovo, sarei capace di fare qualsiasi pazzia. Qualsiasi pazzia. Tu siediti qui. Ti prego, siediti, siediti, Bettina. Accomodati. Se sono qui, non è per mia volontà. T'ha mandata Azucena? Hai qualche cosa da dire? No, non m'ha mandata Azucena. E desidero farle sapere che non sono d'accordo sul fatto che lei continui a molestarla e a starle dietro sapendo che ormai è una donna sposata. Sì, però con una figlia mia. Che è come se non lo fosse, perché lei ormai è sposata con un altro uomo, che è il padre della bambina. Perciò legalmente non è sua figlia. D'accordo, legalmente non è mia figlia, ma di fatto invece lo è. E io voglio la bambina, lotterò per averla, perché mia figlia deve vivere accanto a me. Sì, ma su di lei non ha nessun diritto. Lei è un uomo sposato. Perché non fa figli con sua moglie? Perché non lascia in pace Azucena e non la lascia un po' tranquilla? Perché non posso. Quella bambina è mia figlia. Va bene, non sono venuta per discutere di questo. Lasciamo stare, sono qui per un'altra cosa. E che cosa? Per dirle che Raffaele vuole parlare con lei. Puoi dire all'ispettore Atenzio che sono disposto a parlare con lui dove vuole e quando vuole. Per favore, date uno sguardo alla bambina, sta piangendo. Signora Elvia. Azucena? Azucena, signora Elvia, non sentite che Anna Carina sta piangendo? Era molto meglio che fossi morto. Perché non sono morto? Sono diverse. Disgraziatamente Raffaele è cieco. Sì, hai ragione. Ah, già, 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 già. Lo so perché vuole parlare con me, Raffaele. Sì? Eh sì, una volta sono andato al commissariato e volevo parlare con lui, è vero. Ma lui non aveva tempo, era occupato. Mi sembra che stesse organizzando qualcosa. Ah. E come sta adesso? Come l'ha presa? Beh, se lo può immaginare. Sì, certo. È stato un colpo molto duro. Deve averlo sconvolto non solo fisicamente, ma anche psicologicamente, emozionalmente. Deve stare molto male. Più di quanto possa immaginare. Bisognerebbe essere al suo posto per poter sapere quello che prova. E Azucena? E Azucena che? Azucena come sta? Come si sente adesso che Raffaele sta... Beh, sta così. Azucena sta benissimo. È felice con suo marito. E si dedica a lui anima e corpo.
perché non la lascia in pace? Perché non la lascia vivere tranquilla ora che Azucena ha la sua famiglia? Sì, andrò a parlare con Raffaele. Andrò a parlare con lui per dirgli che io sono il padre di Anna Karina. Per favore, Giulio, lasciala andare. È inutile che Patrizia resti qui. Gabby, l'unico che dà ordini qui dentro sono io. Hai capito? Avanti. Legala qui. Alla poltrona. Perché legarla? Ma perché, Giulio? Dimmi perché. Come perché, stupida? Non hai capito che lei è diventata una testimone? E può denunciarci e mandarci dentro quando le pare. Io sarei incapace di denunciare la mia amica. Certo. Lei no. Però me... Però me... No, lasciala, ti prego, lasciala. Gabi, non lo fare, non mi legare. Obbediscimi, stupida. Vieni qui. Buona e zitta, eh? Vieni. Piantala di piangere, se non vuoi che ti succeda qualcosa di brutto. Perdonami, Patrizia, perdonami. Perdonami, Patrizia, perdonami. Lascia stare, stupida imbecille, dammi qua. Ci penso io, è molto meglio. Mi fai male. No, Giulio, lasciala, Giulio, per favore, no, Giulio, slegala. Sta zitta, se non divento matto, hai capito? Sta zitta! E questo vale anche per te, hai capito? Perché con il nervoso che ho addosso sono capace di fare qualsiasi pazzia, capito? Sì. Capito oppure no? No, Giulio, no! No, Giulio, no! Giulio, ti prego, no! Sai cosa devi fare adesso? Va a telefonare a Stella. E le dici che questo posto non è più sicuro. Perché non ci vai tu? Vacci tu, eh? Come? Io dovrei essere matto a lasciare voi due sole qui. Non ci voglio andare. Sprecati. Non ci voglio andare, no, non ci... Sei sicura che non ci vuoi andare? Sicura? Va bene, non ci andare. Non ci andare. Allora io premo il grilletto. Oh, no, ti prego, Giulio, no, non lo fare, ti prego, Giulio, no, per favore, no, ci vado io, non lo fare, non farle del male, no. E adesso, signorina, a noi due, vedrai. Vedrai che ci intenderemo. Sì, la prima cosa che ho fatto è stato chiamarti perché ci serve un avvocato. E chi potrebbe essere meglio di tuo padre? Senti, è un segreto. Questo non lo deve sapere nessuno. Non si deve spargere la voce in azienda perché sarebbe un danno per papà. Non ti preoccupare, parlerò io con mio padre. Ma lo deve fare oggi stesso, non c'è tempo da perdere. Non posso tenere la mia famiglia in questa angoscia. Immagina come sta papà, puoi immaginarlo. Papà è distrutto, completamente distrutto. È un uomo, sì, finito, si vergogna. Lo capisco, non ti preoccupare. E d'altra parte c'è anche il problema molto grave di Gabi. No, non ci voleva, è una rovina per tutti noi. Papà ha distrutto la sua famiglia e questa è la sacrosanta verità. Sì, Gabi ha bisogno di un buon avvocato. Il suo caso è veramente serio. Come si è cacciata in quel guaio? Non lo so, che vuoi che ne sappia? Io non ci capisco più niente. Da una parte papà si è interessato poco a lei in questi ultimi tempi e lei era completamente disorientata. Dall'altra è andata a innamorarsi di una persona che non era proprio adatta a lei. Però adesso la cosa più importante è tirare fuori Gabi da questo pasticcio. Questa è la cosa fondamentale. Non ti preoccupare, parlerò con papà e ti chiamerò per fissarti un appuntamento con lui. Ho tanti di quei problemi per la testa che me la sento scoppiare. Sto diventando matto, questa è la verità. Dimmi una cosa. Continui a pensare a tua figlia e ad Azucena? Ecco la soluzione giusta. Potrei andare a parlarne con tuo padre. Ma che c'è? Io vorrei un suo consiglio per vedere in che modo, legalmente, io possa riavere Anna Karina. E va bene. Può essere una soluzione. Sono cose che capitano, Patrizia. Gabi non avrebbe passato tutto questo se non si fosse sentita tanto sola. Io non le ho puntato una pistola alla tempia perché lo facesse. Ci sono altri modi per obbligare la gente a fare certe cose. Beh, sì, l'ho messa nei guai. Non avrei voluto farlo, però. Te lo giuro. Sono cose della vita. La vita mi ha obbligato.
Sul serio. Mi ha obbligato. Non mi tocchi! Sei bella, hai la pelle d'alabastro, liscia e morta. Io voglio soltanto andarmene da qui. Ma questo è esattamente quello che vogliamo tutti. Andarcene da qui. Sai una cosa? Mi piaci molto. E se ti comporti bene, ti giuro che ti farò uscire viva da questo posto. Vieni, amore mio. Non avere paura, su. Mi piaci molto, sei molto carina. No! Va bene, mamma. Anna Carina stava piangendo. E a lui dava fastidio il pianto. Poverina, poteva essere un po' di mal di pancia, che so. E allora io sono andata da lei per calmarla, ma non sono stata capace di farlo. E lui ha avuto un attacco di ira, si è messa a urlare. Te lo giuro, mi ha fatto paura. Ah, non è più lo stesso, purtroppo. Già, ti ricordi prima com'era premuroso con la bambina? Si preoccupava molto tutte le volte che lei piangeva. Sì, mamma. Ma adesso non lo so, non si può più parlare. No, come apri bocca si arrabbia. Cerca di capirlo, per lui adesso deve essere davvero terribile. Sì. Oh, Dio mio, poverino, dovrà per forza adattarsi a questa nuova situazione, perché se no è peggio. No, mamma, la mia vita è diventata un inferno. Povera cara. Non so quanto tempo potrò resistere. Figlia mia. Stanno bussando, sì. Vado io. Ah, Bettina. Buonasera, come sta? Bene. E a Azucena? Ciao. Oh, ciao. Come stai? Come va? Bene. Vi sono mancata. Ma che è quella faccia? C'è qualcosa di nuovo? Che è successo? Oh, cosa vuoi? La vita, la vita. Parlavamo di Raffaele. È diventato insopportabile. Poverino, mi fa pena, non so che fare. Beh, io me ne rendo conto, certo, ma prova a metterti un po' nei suoi panni. Guarda che non è facile, sì, sai. Lo capisco. Però cerco di avvicinarmi, di parlare, di scherzare. Lui, niente, niente. Certo che è brutto. Ah, ma io ero venuta qui per dirti un'altra cosa. Beh, vedi, ti volevo dire che Raffaele si è messo a parlare con me di Rodolfo. Come mai ti ha parlato di Rodolfo? Che ti ha detto? Bene, vedi, Raffaele vuole avere un incontro con Rodolfo e mi ha pregato di andare a dirglielo. Io ci sono andata. Ma tu sei matta. E me lo vieni a dire solo adesso. Vuole incontrarsi con Rodolfo. Con Rodolfo e Triago. E cosa può volere Raffaele da Rodolfo? Beh, vallo a sapere che diavolo vuole. Che ne so io. Ma tu devi essere impazzita. Ma perché non me l'hai detto prima? Non immagini quello che può accadere? Parlare con Raffaele. Sono costretta a dirgli tutta la verità. Ma Stella, devi cercare di capire. Noi ce ne dobbiamo andare da lì. Perché come è arrivata la mia amica può arrivare altra gente. Oh, no, Giulio è su con lei adesso. Sì, sì, li so i tuoi ordini, ma ti prego, cerca di capire. Gabi, vuoi piantarla, Gabi? È meglio che chiariamo subito una cosa. Io il piano non lo posso cambiare. Ma non capisci che questa è un'emergenza, Stella? Io non voglio che succeda qualcosa a Patti. Lo so che Giulio è capace di qualunque cosa. Aiutami, per favore. Gabi, la pianti, per favore. Dai, Gabi, sei a un telefono pubblico, scema. Non mi va che parli in questo modo. Stella, ti scongiuro, non ce la faccio più. Io voglio tornare a casa mia, da mia madre. Io non voglio che succeda niente a Patti. La smetti di fare la stupida. Io ho troppa paura di Giulio, Stella. Non ce la faccio più. Raffaele, di che devi parlare con Rodolfo? Di una cosa che avrei dovuto dirgli molto tempo fa, quando ancora non ero ridotto così. Quando potevo ancora affrontarlo da uomo a uomo. E se fosse stato necessario, anche con i pugni. Io ti devo dire una cosa molto importante. Che cosa? Riguarda Anna Carina. È il suo vero padre. Ma perché non me l'hai detto prima? Tu sapevi che Rodolfo era il padre di Anna Carina? Sì, è da molto tempo che lo so. Ma aspettavo sempre che fossi tu a dirmelo. Molte volte ho creduto che lo avresti fatto. Poi a poco mi sono reso conto che non era così. Che per bocca tua non l'avrei mai saputo. Volevo parlarti. Ma tutte le volte che stavo per farlo, tu mi guardavi in un modo che mi bloccava.
Sì, ho avuto paura a parlare. Ho pensato a te e a Rodolfo. Sì, lo so che Rodolfo è il vero padre di Anna Karina. Non me lo ripetere ancora. Perdonami. Perdonami tu. Perdonami. In ogni modo, voglio parlare con Rodolfo e Triago. Ma per quale motivo vuoi farlo? Allora, signora, noi con questo abbiamo terminato il nostro lavoro. Con i dati e con gli indirizzi che abbiamo in mano, riusciremo presto a trovare sua sorella, glielo assicuro. Ma cosa succederà a Gabi? Sua sorella si è cacciata in un brutto guaio. Le accuse sono molto gravi. Si è fatto tardi, noi dobbiamo andare. Grazie e buonasera. Arrivederla, signora, buonasera. Arrivederci. Su, andiamo. Vengo. Arrivederla, signora. Molte grazie. Oh, come faccio, mio Dio? Io non ce la faccio a sopportare tutto questo. Mio marito in prigione, la mia casa perquisita, mia figlia ricercata per rapina, ma armata, è troppo, non ce la faccio. Buonasera. Buonasera. Fallo passare, Azucena. Prego. Come sta adesso Raffaele? Sto come può stare uno che è diventato cieco. Si accomodi. Grazie. Per favore, Azucena, lasciaci soli. Sì. Mi dispiace molto per quello che le è successo, mi creda. Io non l'ho mandata a chiamare per avere le sue parole di conforto. Non voglio la sua compassione né quella di nessuno. L'ho mandata a chiamare perché quel giorno che è venuto a trovarmi in ufficio desiderava parlarmi, ma non potevo darle retta. Vorrei sapere ora che cosa voleva dirmi in quell'occasione. Quello che le dirò oggi, Raffaele. Che cosa? Devo dirle che sono il padre di Anna Karina. Questo l'ho sempre saputo. Per ora non ha molta importanza. La cosa importante è che la bambina è mia figlia. E perché sua? Come sarebbe? È mia figlia perché porta il mio nome. È la figlia che lei non ha saputo riconoscere. Una bambina che non aveva padre. Si sbaglia, Raffaele. Non è come dice lei. A me l'hanno nascosto. Se avessi saputo da principio che il figlio che aspettava Azucena era mio, adesso lei non sarebbe qui, in questa casa. Stia zitto e rispetti la mia casa. L'ho chiamata perché voglio salvare il mio matrimonio. Perché voglio che ci lasci in pace, che non perseguiti più Azucena. Non posso, Raffaele. È troppo importante mia figlia. Importante o no, lo deve fare. Stia lontano da Azucena. Stia lontano dalla mia casa. E si ricordi che Azucena ha un marito. E quello sono io. Non perseguiti più Azucena. Non si faccia più vedere in questa casa, se no l'ammazzo. Ha capito? Esca subito da questa casa. Ho sentito quando lo hai mandato via.
Soltanto questo? Certo. Ho chiuso la porta della camera perché mamma non si svegliasse. E tantomeno la bambina. Di che parlavate? Di te. Rodolfo e Triaco mi ha promesso di lasciarti in pace. Di non darci più fastidio. Ha detto veramente così? Io non ti ho mai mentito. E che vorresti dire? Che io l'ho fatto? Sì, mi hai mentito una volta. Cosa? Quando t'ho mentito? Raffaele, quando ti sei sposato con me, sapevi che aspettavo un bambino da un altro uomo. E se non sbaglio, mi dicesti che non ti importava, che tu amavi soltanto me. E volevi essere il padre di mia figlia. Il mio unico errore fu di non dirti mai chi era il padre di Anna Carina. Molte volte ho pensato di confessartelo, già, ma non l'ho fatto. Ma non l'hai fatto. Certamente perché pensavi che l'avrei ammazzato, non è così? Sì, avevo paura. Avevo paura di quello che poteva succedere. Per te, perché eri mio marito. E per lui, perché era il padre di Anna Carina. Azucena, io voglio che tu non veda mai più quell'uomo. E non permetto che continui a lavorare insieme a lui. Non è possibile. Io ho bisogno di lui. Che cosa hai detto? Beh, io ho troppo bisogno del mio lavoro. Non posso assolutamente smettere di lavorare con il signore Triago. Non fare così. Lo so che ti piaccio. Piaccio a tutte le donne. Lascia l'animale! Lasciala stare, metti giù le mani, brutta, vermi schifoso, lasciala stare! Ferma, carattina, sei diventata matta! Lasciala! Brutta, vermi, lasciala stare! Scappa, scappa, scappa! Scappa! L'ho ammazzata! Assassino! Assassino! Perciò non posso permettere che tu continui a lavorare con quell'uomo. Raffaele, nemmeno io vorrei farlo. Ma non vedo altra soluzione. Perdonami, ma non lascio il mio lavoro. Tu dici perdonami. Certo che ti perdono. Ma io sto cominciando a pensare che quello che vuoi è stare accanto a lui. Senti, Raffaele, ora basta. Mi stai offendendo. Ti rendi conto di quello che stai dicendo? Io ti chiedo scusa, Azucena, ma vedi, sono troppo geloso. Non posso resistere al pensiero che stai tutto il giorno lì, vicino a quell'uomo che può guardarti e parlarti. Non posso. Sai qual è la verità? Che non hai abbastanza fiducia in me. Ma non è vero, e tu cerca di aiutarmi, devi capirmi. Per favore, Azucena, smetti di lavorare. Scusa, Raffaele, ma come faccio a non lavorare? È vero che con quello che ti passa la polizia potremmo vivere bene. Ma ricordati che una parte la mandi alla tua famiglia e quello che rimane non è sufficiente. Raffaele, io ho bisogno di lavorare. Ho bisogno di sentirmi utile. Devo fare. Di pure tutto quello che vuoi. Trova pure tutte le scuse che vuoi, ma io non ti posso comprendere e comunque non ti voglio comprendere. Raffaele. Io non posso rinunciare al mio lavoro, mettitelo in testa. Mi dispiace, ma non ti posso accontentare. E adesso? Adesso scusami, ma devo andare a cambiarmi. Altrimenti arriverò in ritardo. Ispettore, la perquisizione dalla famiglia Triago ha dato esito positivo. Abbiamo una pista certa. Procediamo, commissario. Affermativo. Le unità si preparino ad effettuare un'irruzione nella casa dove si pensa siano rifugiate le persone che stiamo cercando. Si raccomanda la massima prudenza, data la pericolosità dei presunti indiziati. Buongiorno. Azucena. Bentornata. Allora, che cosa c'è da fare? Batto a macchina? Beh, cosa faccio? Per questo c'è tempo. Siediti.
Mi piacerebbe parlare di noi due. Parlare di noi? Per favore, Rodolfo, ricordati quello che hai promesso a Raffaele. Promesso? Che cosa avrei promesso a Raffaele? Che avresti lasciato tranquilla la bambina. No, no, io veramente non ho detto questo a Raffaele. Come avrei potuto dire una cosa simile? Come potrei dimenticarmi di te, dimenticarmi di mia figlia, dimenticarmi di voi due, se voi due siete la mia ragione di vita? Io non posso vivere senza voi due. Per favore, Rodolfo, non mi rendere così difficile. Il mio ritorno al lavoro, ti prego, cerca di capirmi. Per favore, ti supplico. Va bene. Se è davvero questo, per adesso lo farò. Per adesso mi accontenterò di vederti, di poterti parlare, di poter stare accanto a te. Vorrei che i nostri rapporti siano quelli tra una segretaria e il suo capufficio. Non voglio sentirmi come se tradissi Raffaele. E va bene. Se questo è davvero quello che vuoi, sarà così. Ho bisogno di questo lavoro. Desidero conservarlo. Solo una domanda, Azucena. Come hai convinto tuo marito a permetterti di ritornare a lavorare qui? Non l'ho convinto. Sono qui contro la sua volontà. Adesso che è diventato cieco, io ho bisogno di lavorare. Rodolfo, se veramente come dici vuoi bene, sia alla bambina che a me, rispetta. Cercherò di farlo. Farò tutto il possibile per poterci riuscire. Ma non te lo garantisco. Papà, non riesco a capire perché mi hai fatto questo. Spiegamelo. Lo sapevi benissimo che è una vecchia pettegola e che è andata a raccontare a Rodolfo tutta Basta, quella... Basta, Brenda. È un argomento sul quale abbiamo discusso anche troppo. Ho detto che Rosalia deve rimanere in questa casa. E tu dovrai rispettarla. Ma dimmi perché, papà. Io non lo so perché mi costringi a fare questo. Mi domando, che cos'è per te questa donna? Perché ti preoccupi tanto per lei? Nella vita bisogna accettare certe cose senza tante spiegazioni. Io sono tuo padre e questa è la mia decisione. Ma io non sono più una bambina e tu mi devi dire come stanno le cose. Brenda, rispondimi. Io ti ho mai imposto qualcosa con la forza? Avanti, dimmelo. No, no, mai. Bene, allora per una volta lasciamelo fare. Rosalia si fermerà in questa casa e tu la rispetterai. Non dire una parola di più. E allora? Dove sei stata fino adesso? Dove vuoi che sia stata? A lavorare. A lavorare? A festeggiare il tuo ritorno con Rodolfo e Triago? Dai, Raffaele, per favore, che intendi dire con questo? Che per nessuna cosa al mondo lasceresti quell'impiego, Azucena. Sono cieco, ma il mio cervello continua a funzionare perfettamente bene. Non sono scemo, fino al punto di credere che vi incontrate e vi trattate come capo e segretaria. Senti, no, non ci crederei neanche se me lo giurassi. Smettila, Raffaele, quello che stai insinuando è offensivo e fuori luogo. Sta attento a quello che dice, è chiaro? Il tuo cervello funziona molto male perché pensi cose che non esistono. Io già me la immagino, la tenera scena del vostro incontro. Piena di baci e abbracci. E chissà se vi limitate solamente a questo. Raffaele, oppure... insomma, smettila, mi stai offendendo. Non posso permettere che Rodolfo e Triago e tu vi burliate di me. Non voglio che tu veda più quell'uomo. Non voglio!